accadono le coincidenze a Tokyo. Sembra impossibile, sembra un'invenzione letteraria. Ma non è così, in verità accadono. C'è una grande solitudine in questa città. Credo che quello che riesce a spiegare bene questo libro è proprio quel senso di vuoto all'interno del pieno, il pieno della gente, questa città affollatissima, piena di persone, piena di luoghi, piena di stimoli. Però poi c'è un vuoto a volte sentimentale enorme. Nella mia quotidianità non parlo mai in italiano, parlo sempre in giapponese. Però scrivere ovviamente mi richiede un'abilità. Per scrivere è necessario sapere benissimo la propria lingua. La lingua giapponese mi ha aiutato all'inverso, cioè mi ha aiutato ad analizzare la mia lingua, i nostri modi di dire. Nello spiegare un'altra lingua mi sono trovata a riflettere sulla mia. Nello spiegare la mia lingua, nell'insegnamento, mi sono trovata ulteriormente ad analizzare le parole. La scrittura per me viene dalla città. Devo essere nel caos, devo essere circondata da persone. Ed è, secondo me, un vero cambio di vita. A differenza dell'Italia, in cui scrivevo quando stavo male, io qui scrivo solo quando sto bene. Io scrivo quando sono felice. Ed è la città, soprattutto, questa città piena di gente. Io credo che il segreto di Tokyo, di questa bellezza calamitante che ha, è la gente. È una delle città più popolose al mondo. E ognuna viene a Tokyo, perché a Tokyo non soltanto si nasce, ma ci si viene appositamente, non soltanto gli stranieri, ma anche i giapponesi, vengono dalla provincia, si viene per il lavoro, si viene per l'università. Ognuno ha un obiettivo, c'è un sogno che poi spinge anche a un sradicamento dalla propria terra. C'è anche questo Giappone, il Giappone del rispetto, il Giappone dei rapporti, dei rapporti interpersonali che cominciano con grandissima lentezza. Io amo questa lentezza. Dell'Italia forse è interessante la velocità, però dall'altra parte mi trovo ad essere ritardataria nei confronti a volte del modo di approcciarsi. Invece il fatto che in Giappone si vada con moltissima lentezza prima di diventare amici, prima di instaurare un rapporto profondo, questo mi mette addosso una grande calma. Di solito scrivo la mattina, prima di andare a lavorare, prima di andare all'università, a volte alle 6, prima delle 6 mi butto nei treni, pieni di gente, dove si sta tutti incastrati, il salaryman, la vicchina. Cerco di andare presto anche per sedermi. Torno di una stazione indietro per riuscire a sedermi, perché se mi siedo posso scrivere. Non ascolto quello che dicono. È come se non ci fosse nessuno, ma proprio perché ci sono tutti riesco a scrivere. È un po' paradossale questo rapporto tra nessuno e tutti.
Sessualità orizzontale l'ho scritto vari anni fa, quindi non è un romanzo all'interno del quale io sono ancora. Scrivere una cosa è come se, cioè, la devi vedere, la devi sentire, la devi annusare. Dimmi una mela, se io non ho mai visto una mela come faccio a descriverla? Devo aver assaggiato, magari hai assaggiato un tipo di mela, non tutte le altre mele, e di quella scrivi. Quindi la realtà, almeno la realtà che vivo, la realtà che cerco, la realtà che ho scelto di vivere, mi dà sufficienti stimoli poi per alimentare le mie storie. Tendo a scrivere ciò che io ho compreso negli anni, soprattutto nei rapporti interpersonali, nei modi di dire, la saggezza, diciamo, della tradizione giapponese. Un paese stupendo, bellissimo, però molto complicato. È complicato comprendere le abitudini di un popolo tanto, tanto distante, non soltanto geograficamente, ma anche culturalmente parlando. Sono comunque due realtà molto distanti, però hanno tantissimi punti in comune, come la bellezza, e la ricerca della bellezza, secondo me, collega, ma proprio strettamente, questi due luoghi. E scrivere del Giappone mi ha portato anche a guardare a questo paese con più curiosità, perché tutto ciò che diventa casa poi lo vedi ma non lo guardi. Penso che per vivere bene all'estero sia necessario amare il proprio paese, ma non paragonare mai in modo insistente, in modo continuativo, il paese di origine al paese in cui si desidera, perché si deve desiderarlo, si desidera vivere da lì in poi. Mi chiamo Laura Messina, ho 32 anni, e abito in Giappone da quasi 10 anni. Abito in una zona di Tokyo, si chiama Kichijoji, lontano dal caos della metropoli, pieno di verde, a quella dimensione, io credo, familiare, molto casalinga anche. Ci abito con mio marito, si chiama Ryosuke, e la nostra cagnolina Gigia. Ho studiato prettamente per lavorare all'università. Però avevo un grande sogno. Avevo il sogno di diventare una scrittrice.